mia sorella. Proverò a rimorchiarla. Francesco e Nino ci ha mandato una foto. Ma ti andrebbe di uscire uno di questi giorni? Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, sono tornato qui su YouTube oggi. Lasciate già un bel mi piace, mi raccomando, con un video pazzesco. Lo so già che sarà un video pazzesco, se riuscirò nel mio intento. Da buon fratello maggiore geloso che sono, oggi ho deciso di testare, nel vero senso della parola testare, l'innocenza di mia sorella. Perché oggi ho deciso di provarci con lei. Prima che si creino equivoci, sarò io, ma non nel modo in cui state pensando voi. Mi fingerò un modello. Ho creato un profilo fake su Instagram prendendo le foto da questo bellissimo ragazzo, ovvero Victor Perez, che vi faccio apparire qua di fianco. Bello, fisicato, tatuato. L'unica cosa che abbiamo in comune sono il colore dei capelli e il fatto che entrambi abbiamo tatuaggi. Perché lui c'ha un tartarugone, io c'ho una panza che fa provincia. Quindi chi meglio di lui può conquistare una ragazza? Ovviamente entrambi abbiamo il sex appeal, chi più e chi meno, ma ce l'abbiamo. Modesta parte, anch'io sono un gran conquistatore. Con questa bellissima vista, e ovviamente intendo me, vi riassumerò un po' come cercherò di fare questo prank barra test. Ho creato questo profilo. Nella bio ovviamente ho messo account nuovo, sono stato hackerato perché l'account che ho appena creato con queste bellissime foto ha solo 53 follower e Martina, che io la reputo una persona intelligente ma magari non lo è, per precauzione non vorrei che si insospettisca, perché magari vede questo bel ragazzo e poi vede 53 follower. Io che comunque con le ragazze ho una certa esperienza, proverò a rimorchiarla scrivendoli in direct su Instagram, sperando che mi risponda subito, e cercherò di fissare un appuntamento o comunque addentrarla nelle mie grinfie. So che questa cosa sarà molto difficile perché mia sorella non è una tipa che caga molto i ragazzi, ma nel momento in cui si dovesse presentare un bel ragazzo così, secondo me ci potrebbe anche cascare. Inizierei già a scrivere a mia sorella. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace se non l'avete fatto, muovetevi, lasciate un bel like, un bel mi piace, bel like, bel like, e seguitemi su Instagram Giuseppe_Barbuto, perché sto caricando anche un sacco di video su Instagram, non potete perdervi, perché a mio modesto parere sono davvero belli. Eccoci ragazzi nello studio dove addentrarla nelle mie grinfie. Corteggeremo mia sorella. Come vedete il profilo è, beh, non si mette a fuoco, questo è Gesù. Lo vedete com'è bello lucente, quindi Francesco e Nino. E come vedete lui si diletta a mostrarci foto dove mette a posto porte, con il suo bel culettino di fuori, con questi tatuaggi ovunque, sul collo, sulle braccia, sul petto, ovunque. Carica davvero delle belle foto, quindi perché non prenderle per cercare di molestare mia sorella nelle mie grinfie. Poi Francesco il Nino è pronto ad agire, quindi scriviamo a mia sorella. Mia sorella su Instagram si chiama Martina Barbuto, quindi la iniziamo a seguire, così magari nota già la notifica. Ho messo una foto profilo che comunque può attirare l'attenzione ma non troppo, e direi di attaccare il bottone scrivendo "Hey baby". Quando lo uso io funziona. Modesta parte, anch'io sono un gran conquistatore. Riuscirà il nostro eroe Francesco il Nino a rimorchiare mia sorella? Io spero vivamente di no. Se ce la facciamo sarebbe un gran colpo. Non posso neanche vedere se è online o meno perché non mi segue, non mi ha mai risposto a un messaggio perché è primo che le mando. E niente, aspettiamo. Dovrei tagliare i capelli. Signore e signori, abbiamo una svolta. Finalmente mia sorella ha risposto. Dopo quanto? Un giorno intero. Io sono un gran conquistatore. Freddo. Ho dovuto aspettare un intero giorno per avere la risposta di mia sorella. A quanto pare si fa desiderare parecchio. Spero che ora che abbia visto il messaggio rispondi più frequentemente, perché sennò questo video lo termineremo il mese prossimo. Attenzione, perché la cosa che ancora mi lascia più di stucco, e non è un barbatrucco, è che mi ha risposto con ciao, punto. Io sono un gran conquistatore. A quanto pare il fascino di Francesco e il Nino per ora non ha funzionato, ma funzionerà, ne sono certo. E il "Hey baby", una faccina pervertita, ha fatto un buco nell'acqua. Dato che Francesco e il Nino deve colpire anche in fretta, tutto il tempo per flirtare con mia sorella, perché questo video prima o poi dovrà uscire, le rispondiamo con "piacere di conoscerti". No, piacere di conoscerti è brutto. Allora le rispondiamo con "mi sono apparse le tue foto sull'esploro Instagram e ho deciso di scriverti". Così gliela buttiamo, cerchiamo di fare conversazione. Lei mi chiederà perché mi hai iscritto, perché me lo chiederà, speriamo. E ora aspettiamo. Ma magari perché non prende, magari perché non prende. Mia sorella è tosta, eh. Anch'io sono un gran conquistatore. Buona fortuna a tutti quelli che ci vorranno provare con mia sorella, perché è davvero tosta, ragazzi. Cioè, se non colpisce Francesco il Nino.
Nel frattempo che aspettiamo che Martina risponda a Francesco il Nino, le mie speranze che rispondesse subito sono svanite in un attimo, nell'arco di 5 minuti. Ciao mamma, sto registrando un video. Sì, l'avevo capito. Ho creato un profilo finto, Francesco e il Nino. Cosa te colpisce? Beh ragazzo, fisicato, tatuato. E allora? Ci mostra anche il suo, diciamo, il suo, la sua pesca. E quindi? Quella che sto mangiando. E quindi proviamo a conquistare Martina con questo belloccio. Francesco e il Nino, secondo te ci casca? Francesco e il Nino. Francesco e il Nino. Il Nino, che spettacolo. Secondo te ci sta, ci casca? Ho ricevuto un commento. Uno ha commentato la foto di Francesca e il Nino. Ha commentato la foto con... Ah, quindi non è solo Martina. No, c'ho 50 follower su questo profilo. Hanno commentato: ti stanno cadendo i pantaloni. In effetti, se non te ne sei accorto. Grande Francesco il Nino. Se va male con Martina, abbiamo già qualche ammiratrice. Che a Francesco il Nino, nella foto dove mette a posto le porte, gli stavano cadendo i pantaloni. Questa non risponde. Martina ci ha risposto: perché? Adesso Francesco e il Nino de Columbias, davvero Santos José de Santo Domingo, è pronto a colpire. E quale rispondiamo: perché sei molto carina, baby. E glielo scriviamo anche maiuscolo. Prima magari non l'ha notato. Ha risposto subito, ma la sua risposta lascia un po' a desiderare, perché mi mette con le spalle contro il muro. Non mi fa domande, non mi chiede niente, non... Cosa c'è, mamma? Sto registrando. No, ma risposto. Però è scazzata. Risposto ok con un punto. Io sono un gran conquistatore. Puntiamo subito al sodo. Come mi trovi? Carino, bello, bellissimo. Il Nino, Francesco, il Nino. Attenzione, perché mia sorella ha deciso di rispondere velocemente e mi ha scritto: in che senso come ti trovo? E c'ha ragione anche lei. In che senso? Adesso è un po' bruttino dirle sono bello, quindi magari puntiamo sulla simpatia. Magari le facciamo notare che comunque abbiamo una foto dove sistemiamo le porte e dove si vede la nostra pesca importante. Intendevo, se mi trovi un bel ragazzo con la linguetta, se vuoi sono bravo a sistemare porte. Non so se hai visto le mie foto. Sono davvero curioso di sapere come mi risponderà. Perfetto, ci ha risposto. Ah ok, con il punto. Sempre molto gentile. Ma poi risponde con complimenti ridendo. L'abbiamo fatta ridere, ragazzi. Che il segreto per conquistare ogni ragazza è farle ridere. Grazie mille. È la mia vocazione sistemare le porte. Tu cosa fai di bello nella vita? Comunque piacere, Francesco e il Nino. Do Santos Domingo. Ecco qua la nostra risposta. Martina ci risponde: io vado a scuola, virgola, studio con una faccina. Ragazzi, si sta sciogliendo. Non si può decreere. Francesco e il Nino deve colpire. Cosa studi di bello? Eccolo, eccolo. Ragazzi, mi sono munito di felpa, come potrete ben vedere, perché inizia a far freddo e mia sorella ha deciso di farmi attendere di nuovo, di farsi desiderare per rispondere. Io che comunque con le ragazze ho una certa esperienza. Ci sono due casi. Mia sorella è nel caso positivo, non ci risponde perché è impegnata a girare con le sue amiche eccetera. Nel caso negativo, Francesco il Nino non sta facendo colpo abbastanza e ci ha risposto: studio moda, mi piacerebbe fare la stilista. E confermo questo, non sta dicendo una balla, lei studia moda. Ci vogliamo interessare alla cosa, quindi le chiediamo: wow, qual è il tuo stilista preferito? Francesco il Nino. E ci dice che suo stilista preferito è Giorgio Armani. Ora userò la sua stessa tecnica. Mi farò desiderare, quindi, perché sennò le risponde, lei ci mette anni per rispondere, noi le rispondiamo subito. Non va bene, quindi faccio merenda e poi le rispondiamo. Ora le chiediamo: fai qualcos'altro nel tempo libero? Hai qualche altro hobby, qualche altra passione? Con la solita linguetta e aspettiamo che risponda. Attenzione, attenzione, perché qua c'è una svolta. Martina sembra che si stia interessando a Francesco e il Nino. Io sono un gran conquistatore. Perché ci dice: sì, faccio equitazione, ma non si ferma qua, ci mette una faccina e si interessa. Ci chiede: tu invece? Allora, potrei dirgli il modello, però sembra troppo scontato, no? Deve dirmelo lei: ma oh, sei carino, non fai il modello? Mi diletto anche nell'imbiancare case. E le mandiamo anche una foto, perché se non sbaglio il nostro Victor Perez, però il ragazzo da cui stiamo prendendo le foto, se non sbaglio ha anche una foto dove vernicia casa. Esatto, sempre con la sua chiappetta di fuori. La carichiamo adesso questa foto e gliela mandiamo. Sarebbe bellissimo se il nostro Victor Perez
vedesse questo video. Io direi che a fine video glielo mandate tutti in direct, così facciamo vedere che sono un ragazzo che si dà da fare nella vita, che imbianca, sistema porte, uno a cui piace lavorare. Abbiamo fatto una gran figura di me. Anch'io sono un gran conquistatore, ve lo dico, perché mia sorella ha appena risposto: ma perché hai sempre il culo di fuori? E perché Francesco il Nino ha sempre il culo di fuori? Quando lavoro uso sempre capi, non mi piace, uso sempre vestiti vecchi, in modo tale che se si dovessero sporcare non mi importa, quindi mi vanno piccoli. Con una faccina che ride, via. Hai per caso fratelli o sorelle? Quello nella foto è mio fratellino. E risponde semplicemente: sì, ho un fratello più grande ed è molto geloso, con la faccina così, come per dire: sì sì, tu ci stai provando, però tieni a mente che ho un fratello ed è molto geloso. Fa bene, perché sei molto carina con le linguacce. Complimenti Francesco Nino, sei un campione. E ci risponde con: grazie, abbiamo fatto ridere di nuovo. Direi di passare all'azione. Ma ti andrebbe di uscire uno di questi giorni? Sono abbastanza nervoso, perché mia sorella sta per rispondermi, sta per dirmi se vuole uscire con Francesco il Nino o no. Non ha ancora visualizzato. Tanto io sto facendo avanti e indietro. Ragazzi, ha risposto, ha mandato una foto, ragazzi. Ho paura ad aprirla, non vorrei che ci fosse qualcosa che non si possa vedere. Apriamola. La nostra missione termina qui. Mi ha mandato un dito medio. È fallita. La nostra missione è fallita. Anch'io sono un gran conquistatore. Non sono riuscito a rimorchiare mia sorella. È incredibile. E mia sorella è in macchina. Quindi vuol dire che sta tornando probabilmente. Aspetta, chiamiamola. Perché se sta tornando dobbiamo organizzare il finale del video. Mi ha mandato un dito medio. La missione... Pronto? Pronto. Oh Marti, ascolta, ma... A che punto sei con le tue amiche? Sei ancora in giro? Sto tornando a casa, sono in macchina. Come stai tornando? Tra quanto sei qua? Mezz'oretta, credo. Ok, va bene. Ciao Marti, a dopo. Ciao. Quindi ora non le rispondiamo con Francesco il Nino, aspettiamo. Appena arrivo a casa, così posso registrare la sua reazione, le mando o una foto o un video dove dico qualcosa con il profilo di El Nino e poi andiamo a filmare la sua reazione. Eccolo. Mia sorella è arrivata, infatti. Scusa, per la mandata la Macedonia? No. Infatti è arrivato anche mio papà, come ben vedete. Inviamo il video. Ciao Martina, benvenuta in un nuovo video di Giuseppe. Oh, Giuseppe! Dimmi! Cos'è? Eccomi, Francesco e il Nino! Francesco e il Nino! Ti pensi che io sono così stupida? Da non essermene accorta che era un fake. Perché? Guarda che l'ho messo bene, hai visto quante foto? C'ho anche i commenti, una mi ha commentato. Una mi ha commentato. Minchia, che brava! Ha messo. Mette 6 foto, c'ha 40 follower e non c'ha tag! Non sono stato ad... Poi è impossibile che uno così figo c'ha 40 follower. Così figo qua. Cavolo, mi sono dimenticato di essere taggato da qualcuno. Questo non ci ho pensato. Ma guarda, mi hanno anche commentato le foto. C'ho già le spasimanti. Guarda la foto dove sistemo le porte. Avevi già capito subito che era un fake? No, all'inizio non ho guardato il profilo. Il Nino Dos Santos. Proprio lui. Dos Santos Domingo, ovvero. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, commentate con hashtag Marti non si rimorchia. E niente, ciao Marti. Ciao.